Se Apollo assisterà alla mente mia, onde possa cantare d'ottava rima, e con l'aiuto di Gesù e Maria arriverò dell'argomento in cima. Spero non sarà tempo butto via, benché storie non fei, questa è la prima. Vita e morte racconto e vi raffino d'un giovane scorretto il rio destino. Federico Bovin da piccolino appunto principiava a camminare, di campagnolo si fe contadino e col padre dentro Arezzo andiede a stare. Questo ragazzo fa come lo spino che nasce aguzzo per voler bucare, porta in tasca un coltello fatto a cricche, per soprannome fu chiamato Gnicche. Se lo tocchi però ti dà le chicche, e a 15 anni ancora non è giunto. Vuol bene a fiori, quadri, cuori e picche, e per il gioco dorme poco appunto. Vestir vorrebbe da persone ricche, ghiotto quanto il gatto intorno all'unto. Tu vuoi star tanto ben, ma che arte fai? Manuale scaccinda pare tai. Non ha da fare e non lavora mai, Gnicche si mette ozioso per Arezzo. Un dì entro in casa certi bottegai, prese a una donna quattro anelli e un vezzo. Pure che il corpo non patisca mai, per i vizi lo vende a poco prezzo, lo gioca e fa di mezzo e poi di tutto, e in breve resta il portafogli asciutto. Così mi sto no, ma che devi davanti a loro? Il microfono, che non ci fare caso, il microfono ti prende come tu vai. Guarda, un paio di versi di saluto ai ragazzi, però dovete scusare la voce mortaccina di un nonno, perché la voce è quella che è, di un ultra ottantenne, come so io. Un saluto sincero a voi studenti, però sento montar la tremarella, mi aggrapperò con l'unghie e con i denti, cercando almen di rimanere in sella. Infine prego, se sono i docenti, se mi vorranno dare la pagella, li prego non guardare al risultato, oppure rischio d'essere bocciato. Marco, assai bene ti sei presentato e io cercherò fare altrettanto. Io sono Giovanni, a Carda sono nato, anche se il tempo ne è passato tanto. Sull'Orlando Furioso io ho studiato, l'ho letto molto e gli so passato accanto, perché la mia memoria ora mi scoppia, un giorno lo portai alla sciaura doppia. Io Dante non è, ora c'è qualcuno che ho sentito dire anni fa, cioè, per tizio conosce a memoria tutta la Divina Commedia. Sono 14.000 versi, mi pare, no? O giù di lì. È impossibile. Poi anche è una lettura difficile perché c'è quelle parole, quell'italiano di 700 passa anni fa, insomma. Per recitarlo un virgolettato con tutto quegli accenti, quegli apostrofi, insomma le difficili. Io sì, mi è capitato oltre 60 anni fa questo librettaccio fra le mani, perché sa,
E lassù le biblioteche, manco per sogno, ci sono nemmeno ora. Allora sentivo da mio babbo, qualche verso, lui era stato a Genova fin da ragazzaccio a lavorare nei cantieri, c'era boom durante i primi dell'Ottocento, del Novecento, e aveva letto, e lui, ragazzetto, c'è qualche verso, no? La bocca sollevò dal ferro pasto e via. Dopo capiamo pure, poi questa Francesca da Rimini senti lamentare, io avevo il mio libro, mi so un po' impegnato a studiare questi brani, diciamo, di questi canti più, che mi rimanevano anche più leggibili, più digeribili, diciamo, perché in parecchi casi sarà bello, ma se non stimola, non dice poco. Quindi, specialmente quando si tratta del Casentino, cose che avete qui come il falsario Maestro Damo di Brescia, che falsificò a Romena i famosi fiorini di Firenze. Questo mi ha appassionato un po', quindi qualche brano, la Divina Commedia, io lo potrei benissimo, anche tento di recitarlo a mente, declamarlo anziché cantarlo, qualche terzina si può anche provare a cantarla. Si può cominciare da una novantina di versi che sono quasi molto lasciano un'impronta, insomma, ancora a me aveva lasciato ancora del Conte Ugolino imprigionato sulla famoso carcere a Pisa dell'arcivescovo Ruggeri, poi due figlioli, due nipoti, quindi muore di fame, questa è una cosa tra Lucca e Pisa, c'erano questa. E se avete la pazienza e la costanza ad ascoltare, io posso dire: la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendo a capelli del capo che gli aveva di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi che rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando, pria che io ne favelli. Ma se le mie parole esser d'inseme, che frutti infamia al traditor chi rodo, parlare e lacrimar mi vedrai insieme. Io non so chi tu sie, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando t'odo. Tu devi sapere che fu il Conte Ugolino e questi l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò perché son tal vicino, che per effetto de sumai pensieri, fidandomi di lui, fossi preso, e poscia morto dir non è mestiere. Però perché non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame, e in che conviene ancor ch'altri si chiuda, ma avea mostrato per lo suo forame più lune già quando feci il malsonno, che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder Lucca non ponno. Con cagne magre studiose conte, qualanti con sismondi e con lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. Impicciò il corso, mi parea lo stanchi, lo padre, i figli, con l'agute scane, mi parea lor veder fendere i fianchi. Quando io fui desto innanzi la dimane, sentì pianger tra il sonno i miei figlioli che erano con meco a dimandar del pane. Ben sei crudel se già tu non ti duoli, pensando ciò che al mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti e l'ora s'appressava, che il cibo ne soleva essere addotto, e del suo sogno ciascun dubitava. Ed io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, onde guardai nel viso ai miei figlioli senza far motto. Io non piangeva, si dentro impietrai, piangeva negli, ed Anselmuccio mio disse: tu guardi, sì, padre, che hai? Però non lacrimai, ne risposi io, piangeva negli. Ed io pensando chi fece...
però non lacrimai né risposi io tutto quel giorno nella notte appresso, fin quando il nuovo sole nel mondo uscì. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere ed io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le mani per dolor mi morsi. Ed ei, pensando chi fessi per voglia, demanicar subito le borsi. E disse: padre, assai ci piame in doglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Guidami allor per non fargli più tristi. Quel dì e l'altro stemmo tutti muti. Ai, dura terra, perché non t'apristi? E come fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gettò disteso a piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti. Vivi morì, e come tu mi vedi, vedi vidi io cascarli tre ad uno, fra il quarto dì, fra il quinto dì e il sesto, ond'i mi diedi, già cieco, a brancolar sopra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fu smorti. Poscia più che il dolor, poiché il digiuno. Ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti che furono all'osso come d'un can forti. Ahi, Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove il si suona, poi che i vicini a te punir sollenti muovensi la capraia e la gorgona e faccian siepe ad armo in su la foce, sì che gli annieghi te ogni persona. Che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle castella, non dovei tu i figlioi porre a tar croce. Innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguccione e il Brigata e gli altri duo che il canto suso appella. Bravo! No, io dicevo, questo che ho letto io era del mio babbo. Ora, ho sentito quei carbonai che dicevano si leggeva a lume di fuoco, al fuoco che si faceva con i tizi, e era così. L'ho fatto anche io una volta a carbonaio in Sardegna e si leggeva in quel modo. Mio babbo fu fortunato perché c'era nel 41 e venivano gli inglesi a bombardare il porto di Cagliari o i dintorni e buttavano dei bengala e lui leggeva la luce dei bengala, mi raccontava, insomma. È da ridere, ma era così davvero, perché un bengala durava un po', prima che finisse leggeva un canto, dice. No, per modo di dire. Poi portò a casa quel libro e io a scuola avevo finito, perché la terza, io a 9 anni ero già fuori dalla scuola, quindi poi ho fatto le serali, quarta e quinta, ma quella dopo. E non c'avevo altro, mi mise a leggere quello. Senza capirci niente, perché era io lo rileggevo, poi incominciai a entrarci un po' e mi appassionai, e così. Poi lo portai anche alla sciola doppia, come ho detto prima, e andò male perché alla terza domanda mi bocciarono, quindi la domanda, insomma, la risposta che ancora darei quella, però ne volevano un'altra. Niente, io l'inizio lo dicevano là, io l'avrei continuato per poco magari, perché non è che io ne so da tanti, qualche brano qua e là, ma non posso finire, lui per esempio un canto tutto intero e non ha lasciato niente, insomma. No, una parte. Ugo stesso, e loro l'hanno imparato per davvero, io invece lo leggevo e ne imparavo un po' qua, un po' là, secondo quello che mi colpiva di più. Esempio, io mi ricordo il canto dove Rodomonte parla male delle donne, ora, e qui il poeta si raccomanda, donne, dice, voi che le donne avete in pregio, per Dio non date a questo canto orecchia, perché, però lo devo dire perché, e come dice, credo che t'abbia la natura e Dio prodotto scellerato sesso al mondo per una soma e per un grave fio dell'uom che senza te sarebbe giocondo. Siccome lui era rimasto deluso in amore, se sfugava proprio al massimo.
come ha prodotto anche il serpente rio e l'orso, il lupo e falà il fecondo, e di mosche, di vespe, di tafani, e l'olio e avena fa nascere fra i grani. Perché fatto non ha alma natura che senza te potesse nascere l'uomo? Come si innesta per umana cura l'un sopra l'altro il pero, il sorbo e il pomo? Ma questa non può far tutto a misura. Anzi, se può guardar come io la nomo, ben so che non può far cosa perfetta, poiché natura femmina vendetta. Non siate però tumide, fastose donne, nel dir che l'uomo sia vostro figlio, che dalle spine ancor nascon le rose e da una fetida erba nasce il giglio. Voi sleali, bugiarde, dispettose, prive d'amor, di fede e di consiglio, temerarie, crudeli, inique, ingrate, per pestilenza eterna al mondo nate. Mi finisco qui perché poi ne so più per bene. No, questo mi rimase in mente perché mi pareva che dicesse delle cose esagerate in una maniera, eppure ci sono, nell'Orlando Furioso c'è anche questo. Per esempio poi la scorribanda di Rodomonte su Parigi, che da solo passa la Senna, noto, entra in Parigi e incomincia a bruciare, uccidere tutti quelli che gli si avvicinavano. E dunque come comincia? Doveano ormai aver gli eccessi loro di Dio turbata la serena fronte, dove scorse la terra il turco e il moro con stupri, uccisi o rapine ed onte. Ma più di tutti gli altri danni foro gravati dal furor di Rodomonte. Io vi lasciai che ebbe la nuova Carlo e in piazza ne venia per ritrovarlo. A lui giunse un scudier pallido in volto che appena poteva trar dal petto il fiato. Ahimè, signore, ahimè, replica molto prima che abbia di l'altro incominciato. Oggi il romano imperio, oggi è sepolto, oggi ha il suo popolo Cristo abbandonato. Il demonio dal cielo è piovuto oggi sulla città perché più non s'alloggi. Satanasso, perché altri esser non pote, arde e ruina la città infelice, volgiti e mira le fumose rote della vorace fiamma predatrice, e odi il grido che nel ciel percuote del misero tuo popolo infelice. A questo punto basta, che ne so giù per dire. Come l'inizio, abbiamo imparato qualcosa, insomma. Io sinceramente come improvvisatore di tanto tempo non improvviso più, può darsi che ci riesca come meno. Se devo fare un fiasco, meglio fare una bottiglia, dico io. Come questi ragazzi mi possedessero tutti i miei nipoti, io ho nipoti che vanno a scuola come loro, le nipotine, gli racconto volentieri quello che io sono naturalmente. Io, a differenza del signore di Garda, naturalmente mi piace molto anche l'Orlando Furioso, scritto dall'Ariosto, moltissimo, è una fantasia illimitata, tipo d'ottava, però per me è più folklore, non è poesia, per me è ottava soltanto. Mentre con il Tasso mi ci trovo più a mio agio, perché ti porta, ti fa calare in certe realtà magari altrettanto fantasiose, ma non te ne accorgi che è fantasia. Sembra che sia veramente la realtà. E io della Gerusalemme liberata ne so diversi canti, addirittura a memoria. Cosa che non si può mettere a cantare qui perché sarebbe troppo lungo. Poi i classici, il Pucci che viene ancora prima, che racconta sempre fantasiosamente, sempre delle famose guerre dei paladini, i contrasti. Di gente che vengono dall'Asia, che vengono dall'India, che combatte da noi, che sono tutte fantasie, però sono abbastanza ben raccontate, sembrano vere. Poi c'è il Boiardo, che racconta anche lui di un Orlando innamorato, invece che Orlando Furioso. Sono tutti questi classici scritti in ottava rima che nelle vecchie famiglie usavano leggere. E a casa dei miei nonni veniva letta continuamente, mia madre prese da quello e continuamente ne cantava dei pezzi. Ecco perché io poi mi sono innamorato di questi autori e ho seguitato a leggerli. Mia madre era completamente analfabeta, aveva imparato a scrivere da un prete, un certo Don Adamo, a scrivere e a leggere, e scriveva delle ottave, le cantava ai matrimoni, le cantava in occasione di qualche festa. Essendo donna aveva meno occasione di andare alle feste che gli uomini, sicché non gli capitava spesso. Allora cantava da sola qualche volta. Qualche ottava.
e poi scriveva anche qualcosa per i vicini di casa, una lettera, se uno aveva bisogno di rispondere a uno che gli aveva scritto, che erano tutti analfabeti generalmente in quelle zone. E io sono venuto fuori in questa, diciamo, piccola cultura, cultura terra-terra, e l'ho coltivata. Io cantare, come ho detto prima, estemporaneamente, può darsi che non sei più nemmeno capace, era mi diretto a scrivere in ottava e anche in prosa. Se volete posso cantarvi in otto ottave e dire la Gerusalemme liberata. Non so di quale tema, se è un tema più sdolcinato, se si può cantare d'Erminia quando fugge dal campo per andare a trovare Tancredi che era ferito. E invece viene riconosciuta e deve scappare, che era una nemica, e si rifugia in una selva tra i pastori. È una cosa anche simpatica, anche dolce. E io ci trovo, non solo ottava, ma ci trovo poesia. Che la cosa più bella credo che sia la poesia, no? L'ottava è bella, sì, ma se è solamente folklore diventa una cosa se stessa. So. È bella, divertente, ma non è poesia, so. Allora, questa ragazza, non so quanto tempo vi date, 4-5 minuti? Sì, va bene, non ti preoccupare. Si può partire da quando lei, un amato nemico, sarebbe stato Tancredi, era un eroe creato, no, non credo nemmeno creato, credo che fosse siciliano, un personaggio vero, che si era arruolato anche lui in questo esercito per la crociata. Mille qualche anno dopo Cristo, questo lo racconta il Tasso, era venuto sì, nel 1050-1060, così, una delle ultime crociate promosse da diversi stati europei e condotta da Pio Buglione, un generale grandissimo, Goffredo di Buglione. Questo qui era uno che si era arruolato in questo esercito insieme a tanti altri ed era un, a detta del Torquato, era un grande cavaliere d'onore e di valore. Questa ragazza si era innamorata, questa Emilia, che l'aveva conosciuto quando loro avevano occupato Antiochia, e l'aveva avuta prigioniera. È caduta prigioniera di questo esercito cristiano e in mano anche. E se la tenne per 2 o 3 mesi. Lui aveva un servo chiamato Vafrino, che accudiva sia al padrone, un servo, diciamo lo scuriero, gli serviva per armare i cavalieri, avevano tutti uno scuriero per armarsi, per adornarsi, insomma. E di conseguenza conosceva bene questa ragazza che era prigioniera del padrone, però lei era di fede diversa. Quando si era liberata era andata a Gerusalemme dalla parte avversa, dalla parte che chiamavano i pagani. Saputo che Tancredi era ferito, che aveva fatto la grande battaglia con Arganti, decide la notte di indossare le armi di una guerriera, di Clorinda, per andarla a trovare. Io di qui posso uscire perché mi fanno uscire le nostre guardie, essendo armata da Clorinda, che era una grande guerriera, dice, mi fanno, e infatti così, fecero uscire, però quando si appressò a Campo Cristiano, le guardie cominciarono a dire guardia, 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 e allarmi, allarmi. E lei dovette scappare e il cavallo lo portò via. E che io comincio questo racconto. Intanto Erminia tra l'ombrose piante di antica selva e dal cavallo è scorta, né più governa il fren la man tremante e mezza quasi pare tra viva e morta. Per tante strade si raggira e tante il corridor che in sua balia la porta, e affin dagli occhi altrui pur si dilegua ed è soverchio mai che alcun la segua. Fuggi tutta la notte e tutto il giorno, errò senza consiglio, senza guida, non udendo, vedendo altro d'intorno che le lacrime sue, che le sue strida. Ma nell'ora che il sole del caro adorno scioglie i corsieri e in grembio ammassi annida, giunse del bel Giordano alle chiare acque, scese in riva del fiume e qui si giacque. Era stanca, ormai affamata, però dice non prende cibo perché dice si faccia solamente dei suoi mali. Lei era distrutta, sapeva che l'amato era ferito gravemente, sapeva che lei lo poteva curare, e dormì, che da questo fiume si addormentò, e dormendo sognò anche di questo amante, come capita. Dice, non ci restò sinché guerrigli, uccelli, non sentì lieti salutare gli albori,
e mormorare i fiumi e gli arboscelli e con l'onda scherzare l'aura coi fiori. È poesia o non è poesia? Apri languidi lumi e guarda quelli alberghi solitari dei pastori e par le voci udire tra l'acqua e i rami che a sospiri dal pianto la richiami. Ma sono mentre la piange i solamenti rotti da un chiaro sono che lei ne viene, che pare dei pastorali accenti di folte boscherecce incolte a vene. Si volge e la si indrizza a passi lenti e vede un uomo canuto all'ombre mene tesser fuscelli alla sua greggia accanto ed ascoltati due ragazzi il canto. Vedendo qui io comparire repente le insolite armi, sbigottì il costoro e li saluta Armira dolcemente, gli affida gli occhi e scopre bei grindoro. Se li volemmo. Seguite, disse avventurosa gente, seguite, disse il vostro bel lavoro, che non portano già a guerra quest'armi alle opere vostre e a vostri dolci carmi. Poi ci soggiunse, oh padre, orche d'intorno, dato incendio di guerra, arte e paese, e voi ve ne state in placido soggiorno senza temere le militari offese. Figlia rispose, d'ogni oltraggio e scorno la mia famiglia, le mie mandrie e lese sempre già fu. Mai strepito di Marte ancor turbò questa remota parte. Tempo già fu quando fu l'om vaneggia nell'età priva onde ebbi altro desio, ch'io disdegnai di pastorare la greggia e fuggì dal paese a me natio. E vissi in Menfi un tempo nella regia tra i ministri del re fui posto anch'io, e benché fossi guardiano agli orti, vidi e conobbi belle inique corti. Pur lusingato da speranza ardita, soffrì lunga stagione ciò che più spiace, ma poco insieme con l'età fiorita manco la speme e la baldanza audace. Pianzi e riposi di quest'umil vita e sospirà la mia perduta pace, dissi addio corte e addio dissi agli amici, tornando ai boschi ho tratto di felici. Poi ciò giù il Terminio, fortunato che in tempo il matto conoscesti a prova, ciel non invidi il tuo felice stato, delle miserie mie pietà ti muova. E me, che teco raccogli in questo grato albergo, va abitare teco mi giova, forse fia che il mio cuore in fra quest'ombre, del suo peso mortale parte di sgombre. Ma se d'argento ed oro quel volgo adora, siccome idoli tuoi, tu fossi vago, potresti bene, tanto non meco ancora, rendere il tuo desio contento e pago. Indi gettando dai begli occhi fora un mordidoglia cristallino e vago, parte narrò di sue sventure intanto e il pietoso pastore pianse al suo pianto. Poi seco la raduna la raccoglio come tutt'arda di paterno zelo e se la porta va l'antica moglie che di conforme coglie ha dato il cielo. La fanciulla regale di rozze spoglie si ammanta e cinge al crino ruvido velo, ma nel moto degli occhi e delle membra non già di boschi abitatrice sembra. Non copre avido villa nobilluce né quanto in lei d'altero di gentile, e quanto di regale in lei riluce ben si dimostra nel lavoro servile. Guida la greggia ai paschi, la riduce, poscia la sera nel suo chiuso vile, e dall'irsute mamme il latte preme e il cerchio accolto poi le stringe assieme. Allora io paragono il tasso alla Manzoni della prosa, che spiega tanto bene le cose, no? Sembra di vedere una pastora che munge le pecore e poi fa il formaggio nella vecchia cascina, no? Sembra di vederla. E ho finito, eh? Posta talora che negli estivi ardori giacean le pecorelle all'ombra assise, sulla scorza dei fagli e degli allori segnò l'amato nome in mille guise, ed esso strani ed infelici amori gli aspi successi in mille piante incise, rileggendo poi le proprie note di lacrime rigole belle gote. Io finisco questa parte.